Nuovo giorno con Destinazione Calabria, un nuovo giorno con voi. Dove andremo oggi? Ma vi portiamo in una di quelle mete che sono, sapete, mete privilegiate della nostra regione? Bene, sì, perché vi portiamo ad Alto Monte ed è qui che c'è un borgo straordinario, c'è una vita davvero importante, ma soprattutto, come tutti gli altri posti finora visitati, merita una visita molto accurata. Adesso noi partiamo il nostro racconto da Santa Maria della Consolazione, luogo incantevole. Parte Destinazione Calabria. L'edificio dove ci troviamo adesso, quindi è un edificio sacro voluto dal principe Filippo Sancineto, principe d'Alto Monte nel periodo medievale, che si fece avere i permessi direttamente dal Papa nel periodo in cui viveva ad Avignone, perché il principe d'Alto Monte fu anche governatore ad Avignone, sotto diciamo, al servizio di Roberto d'Anciò, degli Ancioini. Da lì ecco che ebbe l'idea dalla Francia di costruire questa chiesa ad Alto Monte e dedicarla già da allora a Santa Maria della Consolazione. Un edificio sacro d'arte gotica ancioina, cioè si ispira alle chiesette presenti sia nel sud della Provenza, quindi della Francia, ma allo stesso tempo ecco, richiama la parte architettonica degli edifici alle chiese gotiche presenti a Napoli come Santa Chiara o Santa Maria Donna Regina di Napoli. La chiesa ecco, di Alto Monte è caratterizzata ecco, soprattutto da questa struttura architettonica semplice, un'unica navata, però per il fedele che entra in questa chiesa, ma non solo il fedele, anche i turisti che arrivano oggi ad Alto Monte, si scontrano con la facciata, questa facciata semplice ma è occupata da due elementi, uno nella parte inferiore della chiesa che è un bellissimo portale con una profonda strombatura, con una decorazione a rosette che si ispira sempre alle chiese francesi, la parte superiore della facciata è occupata da un bellissimo rosone di quasi 7 metri di diametro. Entrando in chiesa invece ecco, ci si ritrova in un edificio, come dicevo prima, ad un'unica navata, con delle finestre sempre di gusto architettonico gotico, come le monofore, le bifore e la splendida trifora nella zona absidale della chiesa, ma anche da questi archi ad ogive, ecco, da queste volte a crociera che caratterizzano la chiesa di Alto Monte rispetto ad altri edifici. Thank you.
corrispondenza della trifora nella zona absidale, la chiesa custodisce una delle tombe diciamo, più interessanti presente qui ad Altomonte, che è la tomba di famiglia della famiglia Sancineto, dove è sepolto il principe, il figlio e molto probabilmente anche il nipote del principe Sancineto. Una tomba interessantissima, attribuita alla scuola di Tino di Camaino da alcuni studiosi, e presenta alla base tre leoni che servono proprio alla difesa della tomba, con sopra i leoni invece ci sono tre sculture femminili, la fede, la speranza e la carità. Nella parte ancora in alto, nella zona del sarcofago, ci sono tutta una serie di santi presenti in bassorilievo, poi ancora in alto si intravede il corpo disteso del principe, quindi con due angeli che aprono le tentine e che lo fanno intravedere. Nella parte ancora terminale invece abbiamo la scultura della Madonna col bambino e la figura di San Giovanni Battista e San Nicola di Bari, e inginocchiata abbiamo proprio i committenti, quindi proprio marito e moglie, quindi della famiglia Sancinetto, insomma. Diciamo del sarcofago di Sancineto, abbiamo anche altre tombe qui all'interno della chiesa di Santa Maria della Consolazione. Un edificio che all'epoca della costruzione fu costruito su una chiesetta preesistente di epoca normanna dedicata a Santa Maria dei Franchi, e sotto la chiesa chiaramente venne utilizzata come vera e propria cripta per la sepoltura dei defunti. Ecco, quindi, come vi dicevo, oltre alla tomba della famiglia Sancineto, ritroviamo anche una bellissima lastra tombale della principessa Corbella Ruffo, che era posizionata proprio in corrispondenza dell'altare, quindi in una delle zone più importanti, ma anche altre testimonianze diciamo, interessanti dal punto di vista scultoreo, è la tomba di ignoto cavaliero che si trova proprio entrando sulla sinistra della chiesa, ma entrando sulla sinistra troviamo anche un bellissimo portale in legno del 1580, è un fonte battesimale sempre in legno, e poi sul fondo della chiesa, sempre sulla sinistra, troviamo l'altare di San Michele. Abbiamo anche un bellissimo frammento d'affresco interessante proprio sempre sulla parete sinistra della navata della chiesa di Santa Maria della Consolazione, piccolo ma interessantissimo, perché in effetti testimonia, oltre che la presenza di artisti importanti qui ad Altomonte, come la scuola giottesca, infatti è stata attribuita alla scuola giottesca, ma testimonia anche la presenza di affreschi, di un ciclo di affreschi molto più ampio, quindi molto più grande qui in chiesa, con una serie di figure di santi in piedi che doveva coprire totalmente le due pareti laterali della chiesa di Santa Maria. Thank you.
posti che meritano una visita sono quei posti che hanno lasciato intatto il proprio patrimonio culturale. E Alto Monte questo lo ha saputo fare e continua a farlo. Adesso vi portiamo a visitare il chiostro e il museo. Non devo dirvi altro, uno scrigno di arte davvero di quelle che meritano un'attenzione particolare. Ci troviamo all'interno del chiostro dei Domenicani, un edificio che è stato voluto dalla principessa Cobella Ruffo, quindi che fece costruire qui ad Alto Monte a fianco alla chiesa di Santa Maria della Consolazione. A lei si deve anche la presenza di frati domenicani all'interno di questo convento. È quindi un luogo importante non soltanto dal punto di vista spirituale, ma è importante anche come luogo culturale. Infatti, i frati, grazie alla presenza di frati, hanno arricchito successivamente al principe Filippo Sancineto con i Ruffo, quindi con la principessa Cobella Ruffo e i San Severini, anche con una serie di opere sempre di arte domenicana, di tante opere che oggi si conservano all'interno del Museo Civico, che è ospitato all'interno di questa struttura conventuale, che ospita anche altri edifici interessanti, cioè come una sala convegni, ma anche la biblioteca civica e la biblioteca storica di Alto Monte, ma anche tante piccole sale per mostre ed esposizioni. Il museo che ospita il convento dei Domenicani è un museo che nasce nel 1980, è stato inaugurato e raccoglie le opere delle tre chiese d'Alto Monte, la chiesa di Santa Maria della Consolazione, la chiesa di San Francesco di Paolo e di San Giacomo Apostolo. Tra le opere più importanti e più significative presenti all'interno del museo abbiamo un pezzo sicuramente interessantissimo, che è l'opera di Simone Martini, quindi, come dicevo, un pezzo unico, raro trovarlo in Calabria. Infatti è l'unica opera, anzi nel sud Italia, di Simone Martini. Per vederne un'altra opera dello stesso autore bisogna arrivare a Napoli. Poi abbiamo anche un'altra serie di opere come Bernardo Daddi, due tavolette bellissime anche queste del periodo toscano, che insieme alle opere che abbiamo prima visto in chiesa, quindi la tomba attribuita alla scuola di Tino di Camaina, il frammento d'affresco di scuola giottesca, hanno fatto definire Alto Monte isola d'arte del 300 toscano in Calabria.
Insieme alle opere del 300 Toscana abbiamo anche tutta una serie di opere nel Museo Civico di Altomonte, tra cui le tavolette di alabastro di scuola francese, che sono intagliate e che sembrano degli avori, sono dei pezzi straordinari presenti qui ad Altomonte, portate nel borgo dal principe Filippo Sancineto. Abbiamo anche un bellissimo altarolo portatile del metà 400 e una splendida tavola dipinta da un artista calabrese che è Paolo Di Ciacio, ma è conosciuto e importante perché fu allievo di Antonello da Messina. E l'opera è La Madonna delle Pere. Una volta sola non è mai abbastanza, quindi ci piace ripetervelo più e più volte. Il borgo di Altomonte è un gioiello ben riuscito di conservazione. Poi la grande forza arriva dai cittadini. Chi vuol bene al proprio luogo riesce a trasmettere questo. I cittadini sono davvero l'anima pulsante e poi chi viene in visita, come i turisti, non riesce a non godere di queste meraviglie. Adesso però ve ne parliamo con dovizia anche di particolari, perché Altomonte è questo e tanto altro. Altomonte si conferma sicuramente una meta importante ancora oggi a distanza di moltissimi anni, quando effettivamente ebbe questo sviluppo turistico inaspettato che nessuno mai poteva pensare che potesse accadere questa cosa. Io lo chiamo il miracolo turistico e lo auguro a tutti i posti che si possa realizzare. La lungimiranza di un nostro sindaco ha fatto in modo che una discarica diventasse un teatro e si aggiungesse a tutto il patrimonio artistico e culturale che fa parte del nostro tesoro, chiamo io così questa cosa,
e ha fatto sì che Altomonte giustamente potesse presentare come il paese capofila per quanto riguarda il turismo. Cosa ha rappresentato? Ha rappresentato sicuramente un'evoluzione di un'economia, una crescita economica notevole, ma anche culturale, anche diciamo una forma mentis diversa. Oggi il turista che arriva ad Altomonte percepisce subito di essere arrivato in un luogo, non lo so se dire baciato dalla fortuna o baciato dalla lungimiranza politica di una persona che ha visto lontano da moltissimi anni. L'opera dell'amministrazione comunale e di quelle che verranno, di quelle che ci sono state, è stato un filo unico tale da poter portare a questo risultato. Tutti hanno, devo dire la verità, anche chi ci ha preceduto e penso chi verrà dopo di noi continuerà su questa strada che mira alla valorizzazione del bello e mira soprattutto alla conservazione di questi tesori artistici alla quale la storia ci ha imposto di conservare. Piace Destinazione Calabria, e credo piaccia anche a voi, per il fatto che qui non troviamo solo opere storiche, ma anche opere che attraverso la storia continuano a vivere, tipo il castello di Serra Giumenta. Lo guardiamo insieme? Sì, andiamo. La storia di questo posto nasce nel 1600, era una casa di campagna della famiglia Sanseverino dove allevavano le giumente, da qua il nome di Serra della Giumenta.
Da lì in poi la storia è cambiata un po', e quindi arriviamo nel 1900-1940, quando questa azienda è arrivata nelle mani di mio nonno, che rivaluta la parte agricola, e questo fabbricato storico era solo un annesso nella parte agricola. E poi da lì siamo arrivati ad oggi, dove oggi facciamo ospitalità, facciamo agricoltura, facciamo prodotti a chilometro zero, eventi e turismo esperienziale, soprattutto oggi. Turismo esperienziale vuol dire far vivere il territorio in cui ti trovi, cioè, nel senso, noi siamo qua, cerchiamo di far capire alle persone cosa possono fare in questo territorio. E quindi noi nel nostro piccolo facciamo vivere l'esperienza della vendemmia, che poi ovviamente deve essere sempre associata a qualcosa di divertente, no? Perché il turista sì, vuole vendemmiare, ma poi dopo la vendemmia vuole mangiare sotto una quercia sulle balle di fieno, è normale che sia così. E facciamo organizziamo delle cene in vigna, cioè degli eventi che facciano entrare il territorio nell'aspetto divertente e turistico, prettamente turistico. E in questo momento è la cosa assolutamente più richiesta, quindi facciamo, diciamo, si fa facile. Io sono una profonda convinzione del fatto che le cose belle vadano condivise. Se te le tieni per te non servono a nulla. E allora, se condividi una cosa con le persone, una cosa bella, una di valore, allora ha un senso. Quindi vuol dire farla vivere, cioè non solo vederla, non solo visitarla, ma creare delle attività all'interno della struttura e all'interno della nostra azienda che circonda questa struttura. Io penso che sia l'unico modo. Io sono un architetto paesaggista, quindi voglio dire, tratto questa struttura con i guanti, nel senso che faccio gli interventi che si debbano sposare assolutamente con la storia di questo posto. Però di contro penso che la carta vincente sia farla vivere, cioè condividerla con gli altri, quindi aprirla. Tra l'altro potrebbe intercettare una domanda turistica di qualità, perché non manca nulla a questa regione, perché le opere d'arte, i posti da recuperare e destinare a turismo ci sono, e come, sparsi in tutta la Calabria. Si tratta solo di far rete e creare un'offerta che non ha niente da invidiare alla Puglia, alla Toscana, perché anzi la Calabria è varia, ha i monti, i mari, ha una storia enorme, e si tratta solo di rimboccarsi le maniche e aprire le porte ai turisti, perché ci sono. Mai come quest'estate lo abbiamo visto. La parte che amo di più
di destinazione Calabria? Voi già lo sapete, penso che la mia miss lo dica pienamente, la cucina. E adesso ce ne andiamo dritti dritti, dove il buono di Altomonte riusciamo anche ad assaporarlo. Venite con noi, lo so, quasi ingrassa anche con gli occhi. Il piatto che vi ho presentato sono praticamente dei siccatiegi, che è un piatto tipico proprio delle nostre zone di Altomonte e paesi limitrofi. In ogni caso sono delle tagliatelle di zucchine che noi le abbiamo rivisitate facendo una tagliatella fatta con le zucchine e con il dovuto condimento che rispecchia la tradizione del vecchio piatto. Perché praticamente noi ad Altomonte abbiamo un turismo internazionale e facciamo assaggiare i prodotti tipici della nostra zona in chiave di rivisitazione. Altomonte è tra i borghi più belli d'Italia, è un paese che merita, è un paese che viene visitato da tanta gente. Dopo un pieno di energia, noi di destinazione Calabria non possiamo ovviamente rimanere fermi. Bisogna sgranchire le gambe, bisogna sgranchire le nostre camere. Ce ne andiamo a Cassano e allo Ionio perché ci sono delle grotte straordinarie. Venite con noi!
siamo nel cuore di questa piccola montagna che è roccia dolomitica di natura calcarea sedimentaria, una montagna subacquea che fu scavata da fiumi sotterranei d'acqua sulfurea nell'era mesozoica. Questi fiumi che hanno scavato la montagna hanno lasciato 16 cavità carsiche naturali, tutte a sviluppo orizzontale e tutte esplorate negli anni 70 dalla Commissione Grotte Eugenio Bogen di Trieste, che le ha iscritte al Catasto delle Grotte d'Italia, sezione calabrese. Dal 76 in poi però tantissime altre grotte sono state esplorate ed iscritte al Catasto delle Grotte d'Italia, per cui tutta la città di Cassano poggia su un sistema di grotte carsiche. Si tratta di uno dei più imponenti complessi carsici del meridione d'Italia. Fra queste cavità carsiche naturali, le più importanti sono quelle chiamate di Sant'Angelo, che a loro volta sono un piccolo complesso carsico composto da tre grotte. La grotta inferiore, che è lunga 1,3 km ed è l'unica grotta turistica della regione Calabria. La grotta superiore, lunga 1,5 km, e la grotta sopra le grotte, lunga soltanto 300 metri. Un unico complesso carsico che si sviluppa su tre livelli, collegate da cunicole e passaggi naturali, per 2,5 km sono le grotte più lunghe della regione Calabria. Ma la particolarità vera è quella che queste grotte hanno visto è un'area archeologica di eccellenza. Queste grotte hanno visto infatti la presenza dell'uomo a partire dal Neolitico Medio, quarto millennio avanti Cristo, come è stato attestato dagli studi archeologici condotti negli anni 60 dal professor Tinè dell'Università di Genova. Dal punto di vista naturalistico questa è una grotta molto viva, i fiumi d'acqua sulfurea hanno scavato, l'acqua piovana sta riempiendo la grotta ed è una grotta, come vi dicevo, molto viva, gocciola moltissimo e l'acqua piovana è come un artista che crea delle belle formazioni di carbonato di calcio. E le classiche stalattiti, stalagmiti e colonne, le concrezioni da pavimento, le vaschette e le conchette d'acqua, le concrezioni da scorrimento a medusa o a vela. Bella la grotta per i colori, soprattutto i rossi, i gialli, il verde, e quindi è un patrimonio veramente inestimabile che riguarda l'intera regione Calabria. E la grotta è frequentata da molti turisti ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, e il nostro turismo va da Roma in su, perché c'è molta affluenza grazie anche ai villaggi che insistono sulla costa.
Grazie a tutti quelli che ci hanno guardato, grazie a tutti quelli che continueranno a farlo. Destinazione Calabria, per adesso si ferma, ma ci vedremo sempre qui la prossima volta.